Stiamo sfrecciando di bolina. La barca è super inclinata. Io sono Giulia e questa è la mia casa, Alba. Dopo aver vissuto 4 anni a Copenaghen, ho deciso di cambiare vita e trasferirmi su una barca a vela, con la quale ora sto navigando dalla Spezia verso la Sicilia. Iscrivetevi al canale e benvenuti a bordo. Nell'episodio precedente siamo partiti dalla Spezia per la prima grande traversata con la nostra barca nuova e dopo una giornata di navigazione abbiamo dato ancora a Porto Azzurro. Oggi ci lasciamo alle spalle l'isola d'Elba, attraversiamo il canale di Piombino e veleggiamo verso l'Argentario, in Toscana. Buongiorno amici, stamattina abbiamo lasciato il nostro ancoraggio a Porto Azzurro, la notte è passata abbastanza bene, io ho dormito come un sasso, mi sono svegliata solo una volta, però il mio fidanzato e il mio papà in realtà si sono alzati diverse volte a controllare che tutto andasse bene fuori, io sapevo che loro si sarebbero alzati e quindi ho dormito bene, così sono fresca per il mio turno di guardia di oggi e mentre loro si possono riposare un po'. Le condizioni di navigazione sono fantastiche, adesso abbiamo il motore acceso ma abbiamo comunque le vele fuori che portano abbastanza bene, semplicemente non c'è abbastanza vento per andare soltanto a vela o comunque per mantenere una velocità che ci consenta di arrivare in un'ora decente alla nostra destinazione. Quindi per adesso accendiamo e spegniamo il motore, comunque avendo le vele il motore lavora di meno e quindi ci sono meno emissioni. Siamo diretti verso l'Argentario, se vi ricordate quest'estate sono stata a Porto Ercole con la barca dei miei genitori e adesso andremo al porto, sempre a Porto Ercole ma di fianco, che si chiama Cala Galera, più verso Feniglia, Orbetello. Ho chiamato stamattina, c'è disponibilità ma devo richiamare verso le 2, le 3 del pomeriggio per prenotare un posto. Pensiamo di arrivare intorno alle 6, così avremo ancora tempo per pulire un po' la barca, riempire i serbatoi sia di acqua che di gasolio, ricaricare tutto quello che c'è da ricaricare e poi riposarci perché domani mattina vogliamo partire molto presto e fare un'altra navigazione di 80-100 miglia e quindi dobbiamo essere riposati anche per questo che andiamo in porto. Per il resto la navigazione procede bene, adesso dedicherò un po' di tempo alla pulizia della cucina, voglio fare i piatti, pulire un po' in modo da avere tutto sistemato, mi piace molto stare in cucina quando navighiamo, non sempre, ma quando le condizioni sono così si sta molto bene. Comunque anche se c'è un po' di movimento non mi dispiace, tutto allenamento per gli addominali e per i muscoli, poi non patisco e posso guardare fuori dall'oblò e ammirare il mare mentre mi dedico alle faccende domestiche. Quindi adesso farò quello e poi penso che uscirò fuori per un turno di guardia. Stiamo sfrecciando di bolina, la barca è super inclinata, è veramente piacevole, la barca va a vela.
Potete vedere quanto la barca è inclinata dal fatto che dagli oblò di là vedo soltanto mare e acqua, mentre dagli oblò di qua vedo soltanto cielo, e quindi la barca è molto inclinata. È aumentato molto con raffiche che ne facevano cambiare la direzione tutto all'improvviso, per questo siamo stati tutti e quattro fuori e ci siamo assicurati che non ci fosse troppa pressione sulla struttura della barca. Per questo abbiamo preso una mano di terzaroli, che significa che abbiamo ridotto la randa, e poi abbiamo tolto il pilota automatico e navigato noi senza pilota, in modo da poter navigare meglio, seguire meglio il vento, far sì che le vele portassero in maniera ottimale. Tutto comunque procede bene, il ponte si è bagnato un po' con gli spruzzi d'acqua di mare, ma noi siamo al riparo nel pozzetto. E adesso il vento è calato leggermente, quindi ne approfitto per scendere sotto in cucina per preparare il pranzo per l'equipaggio. It's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say, to put it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way, echoing in every single. So far out at sea, there's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. Ci siamo avvicinati al suggestivo promontorio del Monte Argentario e, ormai prossimi alla nostra destinazione, abbiamo iniziato a preparare la barca per l'ormeggio in porto, tirando giù le vele, sistemando cime e parabordi. Yes, I'm on my way. I'm on my way, yeah. Yes, I'm on my way. Pulire e sfilettare il pesce con le mie mani, anche se può sembrare una pratica cruenta, mi fa comprendere il vero peso delle mie azioni sulla natura, impedendomi di nascondermi dietro al pescivendolo che in altre occasioni mi solleverebbe da questa attività toccante. E poi, facendolo io stessa, mi assicuro che nulla, ma proprio nulla, vada sprecato. Dopo essere arrivati in porto, ci siamo sistemati e abbiamo preparato la barca per la navigazione di domani, che presumibilmente sarà più lunga di quella di oggi. Pensiamo di navigare tutto il giorno, per questo ci siamo divisi un po' i compiti tra pulizie, rifornimento, cucina, in modo da essere più efficienti possibile. Io sono appena tornata da farmi la doccia, ho sfilettato il pesce prima di farmi la doccia, adesso le mie mani sono ancora un po' di pesce, e adesso mi metto a cucinare. Farò una tartare con il primo pesce che abbiamo pescato, che ho messo nel freezer per cercare di abbatterlo, e con il secondo pesce invece farò una pasta.
Rimanete a bordo la prossima settimana, quando veleggeremo più a sud di dove io non vi abbia mai portati e approderemo insieme in un luogo molto simbolico per noi italiani, il porto di Roma.